Yo, benvenuti in questo nuovo video. Vi ricordate quando feci il video Minecraft me disegnato da un bambino? Bene, ho trovato una texture pack molto simile. Sembra letteralmente che è stata disegnata su un foglio e poi dopo scannerizzata e messa su Minecraft. Ma questa volta è stata fatta da una ragazza. Vi ricordo, come sempre, like se questo video vi piace. Se non ancora l'avete fatto, iscrivetevi, attivate la campanella, è importante. Ma andiamo subito a vedere la texture pack. Questo video è del 2016. Sono passati 6 anni. Questo significa che se questa ragazza, quando aveva fatto questo video, aveva 12 anni, ora ne ha 18. Ehi, bambola, ti va di giocare ancora a Minecraft con me? No, ok, no. Questa, come vedete, la texture pack, vedrete anche meglio poi dopo quando la andiamo a provare, letteralmente è proprio disegnata, proprio sembra che sono dei fogli di carta, c'è anche il bianco dietro. Però bella mia, con Bandicam, ma se vuoi ti faccio un tutorial. Qualcuno l'ha contattata su Skype. Questi comunque sono i quadri, sono proprio fatti, vedi, sono proprio fatti con la matita, è bellissima. Cioè, sembrano proprio dei fogli, c'è il bianco dietro come se fosse un foglio. Comunque, ha soltanto un like, mettiamogliene due e ciao cucciola, quando vuoi giochiamo insieme. Mamma mia, guardate l'hotbar con i cerchietti storti, anche tutte le lineette dell'hotbar sono storte. Questa texture mi riporta proprio indietro a Minecraft mi è disegnato da un bambino, con la differenza che questa qui ha la fede. Quello lì sembrava disegnato su Paint, e infatti la texture pack si chiamava Paint. Questa, che sembra disegnata su dei fogli e messo su Minecraft, si chiama infatti matita come texture pack, e rispecchiano queste due cose, tutte e due le texture. C'è questo bianco dentro i blocchi, dentro tutte le cose, per i colori, che sembra un botto quando appunto uno colorava un disegno. Non ci credo, si è salvato così. Mamma mia, che brutta la spada! Te la so fare meglio io! 1000 like, disegno una texture pack. Così, tac, massacrato. C'è questo bianco lasciato tra i vari blocchetti, che sembra appunto proprio quando tu provavi a disegnare e lo facevi male perché non avevi voglia di stare lì a disegnare bene. La spada in stone è una forbice, tipo, è una mezza forbice. Che poi non c'è una linea dritta, è tutto storto. Addirittura pure il mirino è storto. Questi comunque sono i diamanti, questo è l'oro e questo è il ferro. Immaginate quella ragazza mi risponde, ci faccio il video insieme. Sarebbe fighissimo. Oddio, la spada in ferro mi sa che è la meno peggio. Questa è la fireball ed è animata. Sembra tipo una palla di magma fatta malissimo. E io ve lo giuro, mi sta dando troppo fastidio. La gipple non è centrata nell'hotbar. Oh, lì c'è il verde che sta arrivando. E qua c'è il grigio. E mo io che faccio? Mi ignora? Ma che, ma ti pare? Ok, mi tocca killare uno. E mi tocca killare pure l'altro. Mi tocca killare pure lui, mi tocca. Va bene, non è un problema, vi killo tutti io. Oddio, il fuoco ha un suono stranissimo. Oltre che un'animazione molto strana, veramente. Sembra un pezzo di carta che viene agitato. Oh, attenzione, molta attenzione. Perfetto, trollato. Facciamo così. Curiamolo di nuovo. Perfetto. Non, vabbè, che volo preso! Ma poi con quelle voglia, cioè letteralmente non c'è un blocco default. Sono proprio tutti cambiati. Cioè, vi rendete conto? 100% custom, però fatta di me. Aspetta un attimo. Ma se io paro con la spada, c'è un pixel fuori posto lì a caso. Ma che mi significa? Beh, come se quel pixel fuori posto fosse, capito, la cosa peggiore che rovina sta texture, capirai? Ti guarda che cesoie, mamma mia. Bro, grazie mille per avermi fatto il ponte, visto che con questa texture è molto difficile giocare. Vabbè, ma come fai a vincere con questa texture pack? È impossibile. Cioè, guarda che tool ci sono. Ma guarda, pure i tool hanno i blocchi fuori posto. Ma come fai a vincere? È impossibile. Ok, facciamo così. E ha regalato il letto, a me va bene. Cioè, ma come vuoi fare a vincere con questa texture pack? È impossibile. Questo è il padre di tutti gli sciopponi. Come fai? Che skin hai? Sei storto come la texture. Ma vi immaginate, c'è tipo in realtà una storia che lega questa ragazza che ha fatto questa texture così a quell'altro ragazzo di quell'altro video? Cioè, se uscisse fuori una cosa del genere, io veramente impazzirei. Sarebbe il plot twist più grande della storia. Tipo, sono parenti o fidanzati. Sarebbe bellissimo. Non si è rotto il letto. Colpa della texture, palese. Palese. Ok. Quel ragazzo mi pusha da lì. A questo punto lo pusho da qui. E provo a buttarmi nel vuoto, anche se non so. Eh no, perdo il letto. Il letto lo perdo sicuro.
Eppure la Bedwars, let's go! Non ti arrendere davanti alla bruttezza di questa texture. Ricorda che questa ragazza ha lasciato questi spazi vuoti bianchi perché vuole che li colmi tu. Proprio tu che stai guardando questo video. Tanto gli rompiamo il letto a questo. L'animazione di quando si rompe il blocco, però sai che non è proprio bruttissima. Cioè, poteva fare di peggio, eh. Poteva fare di peggio. Ti piglia di sti biscotti fatti male. Oddio, ma quanto sei brutto! Sei bruttissimo! Sembra una ragazza che mi guarda per la prima volta. Sì, ma quanto è messo bene! Ma è messo benissimo! Ma quante basi si è fatto il giro questo? Rovazzo! I'm crazy! Ancora! Non mi fermo! Sono incredibile! Ok? Alla trappola, dai! Ma puoi shoppare ad inizio partita una trappola! L'ho massacrato! Buoni tutti, l'ho massacrato! No, mi insegue! Mi insegue, giustamente mi vuole mortissimo! Dopo quello che gli ho fatto mi vuole massacrare di bot. Faccio il grande marameo! Faccio giro giro tondo fino alla sua base! Se c'è una base in cui devo killarla, è proprio la sua. Quindi vienici! Vienici, ti aspetto! Ti aspetto, sono uomo! Sono combattente! Sono combattente! Ha reggiquittato! Ha reggiquittato a mezz'aria! Easy. Salve! No, ok, ok, capisco, capisco, scusami. Scusami, ti lascio stare. Ti lascio stare, ti lascio stare. Non ci siamo mai conosciuti, né mai ci conosceremo. Di smeraldi non so perché mi sembrano delle zucchine. Ok. Che sfigato! È morto mentre gli rompevo il letto! Una F per tutte le persone come me che molto spesso si ritrovano a morire mentre perdono il letto. Ah, e già che ci siete, anche like al video, eh. Comunque, veramente, mi sto adattando alla texture. Sto giocando in maniera proprio brutta. Proprio come la texture. Quindi facciamo così e vediamo cosa riesco a combinare. Ah, non se n'è accorto. Ma non se n'è accorto, ma è scimmia. Ma che fai? Ma dormi! Ehi, Fradm, ora tocca a te. Bam! Si è salvato. È sempre così. Però guarda come scappa impaurito. Oh, quanto scappa! Ma è pazzissimo! Vabbè, bro, però non è che puoi scappare da me e prendere gli smeraldi. Ma che fai? Si gira, mi tira una hit e volo giù, sclero. Dai, ma non scappare così. Ma quanto sta scappando questo? Ma morici. Facciamo la bussola per vedere dove è l'ultimo. Ah, l'ultimo è proprio lì. Ah? È appena diventato invisibile? No. No. Dovrebbe essere qui davanti a me. Eccolo. Pure spada in dia! Sì! Sì! Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi? No, vabbè, no, vabbè, no, 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 no. Signori, che dire, non sono riuscito a vincere neanche una partita. Questa texture è veramente impossibile. È assurda. Ti confonde troppo, è tutta storta. Spero che però invece il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, un bel like. E nulla, ci si becca domani con un nuovo video. Bella.